Una premiazione conviviale, quella organizzata dall'Unione Stampa Sportiva Italiana della Campania, gruppo Felice Scandone, al ristorante Il Caminetto di Napoli, per omaggiare giornalisti, sportivi e imprenditori che si sono distinti per la loro vicinanza al mondo dello sport. Quattro i giornalisti che hanno ricevuto il riconoscimento: Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, Michele De Simone, attuale presidente del CONI Caserta, Giuseppe Petrucciani, decano dei giornalisti sportivi dell'Irpinia, e il direttore del Roma, Antonio Sasso. Un premio che coniuga lo sport e il giornalismo, e la mia vita, la mia attività è stata sempre legata allo sport. È partita con lo sport a 16-17 anni, quando ho scritto il primo articolo su Roma di Achille Lauro. Avevo quasi 17 anni quando andai su un campetto di calcio a scrivere il tabellino di una partita, calciatori porta una Capri 7-0, l'arbitro, ricordo, e parliamo di oltre 50 anni fa, era Esposito Liberato, che poi divenne arbitro di Serie A e anche presidente degli arbitri campani. Premiato anche l'imprenditore Michele Ragosta, titolare del Caminetto, per la sua attenzione verso la stampa sportiva, e l'allenatore della squadra di pallanuoto Canottieri Napoli, Paolo Zizza, che è riuscito la scorsa stagione a riportare il settebello giallorosso in Champions League. Grande soddisfazione chiaramente di essere qui e essere premiati dall'Unione Stampa, che ci segue tanto, sempre con grande affetto, per cui siamo orgogliosi di essere qui presenti e festeggiare insieme questo, diciamo, inizio di nuovo campionato. Intervenuto Paolo Trapanese, presidente regionale Federazione Italiana Nuoto. A Napoli lo sport ha un valore fondamentale. Un valore fondamentale perché costituisce, oltre al fatto agonistico, un momento di educazione, un momento sociale importantissimo. E la comunicazione di questo messaggio è fondamentale.